Buongiorno a tutti, oggi bellissima giornata di primavera, sole, il canale è liscio, non tira vento per ora, speriamo che continui così la giornata e quindi oggi primo video dell'anno con Matrix, affrontiamo un canale nuovo, quindi un posto totalmente sconosciuto, non è un campo gara permanente, è un posto che è molto vicino a un canale che tutti ormai conoscono che è Piantamellon, cioè il canale di Adria che è lì proprio lì di dietro. E il canale è il Collettore Padano. Questo è un canale che mi ha sempre incuriosito perché su tutti i giorni in cui siamo stati ad Adria a fare gare si passa per forza da questo ponte, da questo canale, e mi sono sempre chiesto se fosse ricco di pesci, quindi oggi lo andiamo a scoprire. E tra 5 minuti comincio a preparare la pastura e vi spiego un attimino come affrontare un canale nuovo mai visto prima e quindi magari anche qualche accorgimento su un qualche cambio in corsa o una qualche impostazione predefinita della roba che andiamo ad utilizzare. Allora, eccoci qua sulla sponda, qualche accorgimento prima di iniziare a preparare la roba che ci serve per pescare. Allora, di solito io quando affronto un nuovo posto, un nuovo canale, la prima cosa che faccio è fermarmi 5 minuti a guardare un attimino come si presenta il posto. Qui abbiamo un canale dove la terra è pressoché attaccata all'acqua. Una cosa importante è vedere se la terra è stabile sotto i nostri piedi, perché non vorremmo ritrovarci nell'acqua poi dopo a metà pescata perché la terra frana. E mentre facciamo questo, il colore della terra che ci aiuterà poi a preparare anche la pastura, quindi scegliere una pastura color nocciola oppure virare magari con un colorante a una pastura nera. Poi dopo, mentre ci mettiamo giù, guardare un attimino se il pesce si muove, quindi le linee che io posso scegliere per andare a impostare una pescata. Qui siamo in aprile, quindi il pesce è in frega, ci sono dei canneti, io ho scelto un posto dove ci sono delle canne verdi perché solitamente i pesci durante la frega si spostano dentro le canne e prediligono le canne verdi piuttosto che le canne secche, quindi magari impostare un'azione di pesca molto vicino alle canne ci può aiutare a prendere qualche pesce in più, però controllando un attimino la superficie dell'acqua possiamo vedere se il pesce salta anche a metà e quindi impostare una linea anche sulla metà, cioè avere qualche possibilità in più di pesca e quindi di cattura di pesci. Io oggi ho preparato una pastura color nocciola, so che in questo canale c'è una forte presenza anche di carassi e carpe, quindi ho optato per una pastura con del tortù all'interno, ho fatto la mia solita pastura che ormai la conoscono tutti, è la Turbo, e durante la pescata proverò una qualche meccanica. Io tendo sempre a tenere la pastura un pochino più asciutta, non esagerare con la bagnatura, perché durante la pescata posso decidere io autonomamente di bagnarla un pochino di più, quindi cercare di fare un pochino più di nuvole, però questi aspetti li guarderemo durante la pescata. Allora, adesso ho guardato un attimino il movimento del pesce sul canale e ho visto che ci sono diversi pesci che saltano proprio attaccato alle canne, se non dentro, e poco pesce a metà. Adesso sto sondando, sto cercando di capire se il fondo è pulito, se è fangoso, se è duro, questo anche per consentirmi poi dopo di preparare una pastura in un certo modo oppure delle esche in un certo modo, per esempio bigatti morti piuttosto che vivi. Questa operazione è molto importante perché mi consente anche di capire se ci sono ostacoli e quindi se attacco un pesce grosso cercare di portarlo via da questi ostacoli, ed è un'operazione che in teoria si potrebbe fare anche senza mettere giù tutta l'attrezzatura, si apre una canna prima e si controlla se il posto scelto è pulito o sporco, però oggi siamo quasi praticamente da soli sul canale, quindi ho deciso di mettere giù tutta l'attrezzatura e sondare. Fortunatamente il fondo sembra pulito, quindi c'è andata anche un po' di fortuna.
Allora, trovate la distanza di pesca, ho clippato così sono preciso e non rischio di entrare tutte le volte dentro le canne. Ecco, guarda, ci sono le canne là davanti che si muovono, quindi ci sono i pesci che si muovono dentro. Proprio per evitare che il pasturatore vada dentro le canne, abbiamo clippato la distanza e per sicurezza io metto sempre un po' di nastro adesivo sulla clip per evitare che inavvertitamente possa sclippare il filo e quindi andare dentro le canne e rompere tutta la lenza. È arrivato il primo pesce della giornata, una skimmer sui 200 grammi e adesso sto pescando un pochino più staccato dalle canne, a circa 48 metri più o meno. E in sostanza ho deciso di aprire tre canne, una a 40 grammi per pescare circa metà sui 25 metri, una 60 per pescare un po' staccato dalle canne con il trecciato e una 90 grammi distance per pescare proprio attaccato alla sponda opposta con del nylon. Perché il nylon? Perché essendoci delle carpe, loro hanno una sfuriata molto più potente rispetto agli altri pesci, quindi magari il nylon mi aiuta a, essendo più elastico, mi aiuta a gestirle un pochino meglio. La 90 grammi anche perché adesso si è alzato un po' di vento e mi aiuta a essere più preciso nel lancio a lunga distanza. Solitamente io uso la treccia, infatti adesso sto pescando con la treccia, anche perché la mangiata del primo pesce è stata molto 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 lenta e quasi impercettibile, quindi il trecciato sicuramente mi ha aiutato nel leggere la vetta. Allora qui, secondo pesce, ho cambiato linea, sono venuto corto dove prima avevo fatto un po' di fondo e appena il pasturatore ha toccato il fondo la cima si è mossa, vuol dire che un po' di movimento anche a centro canale ce l'abbiamo. Oh, slamato aguadino, va bene, andiamo a prendere un altro. Per adesso qualche pesce sta uscendo e ho imparato sostanzialmente un paio di cose su questo canale. La prima cosa è che il fondo è abbastanza melmoso, quindi mi serve un pasturatore molto leggero, infatti io adesso sto usando un 20 grammi, un finale con un amo molto leggero, anche questo per evitare che sprofondi nel fango. Una cosa importantissima sono le esche. Allora io qua ho un pochino di bigatti, un pochino di pinchini, un po' di vermi, non tanta roba. Quando affrontiamo un posto nuovo solitamente non siamo preparati come in una competizione dove abbiamo già le esche preparate, quindi vermi che possono essere tagliati, vermi da innesco,
bigattini morti, bigattini vivi, dobbiamo un pochino improvvisare. Quindi se per esempio oggi abbiamo trovato un fondo melmoso, l'ideale è un'esca inanimata, quindi può essere mais, può essere canapa, può essere il bigatto morto. Dato che non sono partito da casa con i bigattini morti, bisogna che in qualche modo li faccio morire qua. Quindi l'unico modo per farli morire, non tanto velocemente, ma comunque nell'arco di un'ora, un'ora e mezza, è annegarli. Non è la scelta, diciamo, che preferisco, perché è vero che ci sono tanti modi, almeno due o tre modi per farli morire, e il modo che io prediligo è quello del congelamento. Basta mettere i bigattini in una Magic Box, metterla in freezer, il giorno dopo avremo i bigattini completamente morti, neanche tanto allungati, quindi abbastanza buoni, diciamo così. Di contro, facendoli morire nell'acqua bollente, il bigattino si stira e perde il colore, quindi questo è un modo che è più veloce, però non è proprio quello che io prediligo, non è proprio l'ideale secondo me. E è indispensabile però usarli il giorno dopo, perché altrimenti cominciano a far cattivo odore. Il bigattino annegato invece non è un bigattino morto, è un bigattino che ha bevuto tanto, diciamo così, quindi non viene stirato e risulta abbastanza gommoso. Diciamo che è un bigattino improvvisato, può anche andare bene, perché è comunque più duro di un bigattino stirato, e quindi il pesce, come oggi per esempio, quando mangia poco e male, lo può rifiutare. Però è comunque un bigattino che mantiene le proprie caratteristiche, sembra quasi un bigattino originale vivo. L'unica cosa è che non si muove, quindi non sprofonda, non si intrufola nel fango del letto del canale. Per quanto riguarda invece la pastura, io sto continuando a usare la pastura nocciola, perché il fondo bene o male è scuro, sì, ma non è nero come può essere quello di terra. Però ho visto che facendo una sorta di pappa, quindi bagnando più la pastura, il pasturatore fa meno rumore, fa una nuvola e quindi richiama, diciamo, quei pesci che stazionano nella zona di pesca. Comunque adesso vi faccio vedere quali sono i modi per ammorbidire un pochino la pastura. Io ne uso due. Il primo modo è quello di caricare il pasturatore, bagnarlo nell'acqua e lanciare. Questo produce un rumore molto morbido nell'acqua, tipo schaff, e vuol dire che appena il pasturatore tocca l'acqua si è già aperta la roba, e quindi fa come una pioggia di pastura nel punto dove io vado poi a pescare. Questo però lo utilizzo solamente quando la profondità dell'acqua non è molto molto alta. Infatti qua siamo circa sul metro, metro e 20, metro e 50. Se avessi avuto un fondo molto più grande, non potrei fare questo lavoro, perché la pastura si disperde molto e quindi avrei bisogno di una pastura più compatta. In questo caso vedete che sta producendo, mi ha aperto l'amo, sta producendo i suoi frutti. Adesso correggo un attimo e vi faccio vedere l'altro modo che io uso, che è quello di bagnare un pochino la pastura, mescolarla. Questo la renderà molto più bagnata rispetto a prima e il risultato sarà molto più morbido nell'acqua. Vedete, è tipo una pappetta. E il suono è molto più morbido, quindi dà meno fastidio ai pesci che non sono abituati al rumore di un pasturatore, di un piombo. Insomma, questo è un canale, vedo che anche in giro ci sono persone che pescano a Rubesien, quindi forse non è abituato molto al rumore. Adesso continuiamo con questo approccio e vediamo se mi dà qualche altra cattura. Questa è una bella sorpresa, cioè bella. Allora, per la pescata in sé, pesci gatti portano via gli altri pesci e va bene. Però questo pesce non lo vedevo da quando ero piccolo al mercato.
un pesce gatto nostrano, è bello, sarà 150 grammi e non lo vedevo da così da 30 anni sicuro. E mi ricordo che la mia mamma me li faceva in umido. Questo è una bella sorpresa perché non si trovano tanti canali dove ci sono questi pesci. Adesso speriamo che non vengano i nonnini a prenderli via tutti, comunque lo rilasciamo subito. Allora, siamo quasi alla fine della giornata di pesca. Ho voluto fare l'ennesima prova, avevo un pochino di vermi, ovviamente non potevo innescarli tutti. La lasciamo andare che se no soffre. Ne ho tagliati un po' e ne ho messi in pastura. E subito un pesce bello, mezzo chilo di brem. Quindi anche qua abbiamo visto che cambiando le esche e la presentazione qualche pesce si muove sempre. Adesso proviamo a prenderne un'altra e poi dopo salutiamo il canale che ci ha dato queste piccole soddisfazioni. Ogni tanto fa bene. Allora, come pasturatori sto usando dei semplicissimi cage dei 20 grammi che mi permettono, una volta che il pasturatore tocca l'acqua, di far disgregare la pastura anche in discesa. Adesso abbiamo fatto un altro cambio perché ho visto che le mangiate ci sono, ma i pesci rifiutano, sentono il cimino che è un po' rigido. Avevo un'oncia, non è che avevo esagerato. Ho messo una mezza oncia, lasciando il filo praticamente non in tiro, quasi libero, e i pesci sono molto più, con le mangiate sono molto più franche, cioè si attaccano quasi da soli adesso i pesci. Probabilmente sono un po' timidi o hanno un po' di paura non avendo una grossa pressione, che stava già mangiando. Per pescare lungo invece sto usando gli Horizon, che hanno il peso sotto a punta, mi permettono di essere più precisi nel lancio lungo, ma oggi dall'altra parte ho preso un pesce e basta, si vede che sono più concentrati sulla metà. Sulla metà stiamo facendo una bella pescata. Un altro pesce coi vermi. Chiudiamo qui la nostra giornata di pesca primaverile. Posto nuovo. La chiave del nostro successo oggi è stato cambiare in continuazione, cambiare esca, cambiare approccio, addirittura durante la pescata cambiare vetta, si è rivelato vincente. E quindi un consiglio che vi do in primavera, soprattutto quando il pesce è in frega o affrontate posti nuovi, bisogna sempre cercare di avere diverse possibilità
per affrontare nel modo vincente la giornata. Più possibilità uno ha e più possibilità avrà di avere successo durante la giornata di pesca. Questo è quello che abbiamo visto oggi.